il futuro su solide basi. È questa la frase che la Cassa Edile di Belluno ha voluto utilizzare per intitolare la cerimonia organizzata sabato 2 dicembre per celebrare il prestigioso traguardo dei 60 anni. Un impegno ed una crescita costanti che dal 1963 hanno contribuito a rendere l'istituto un punto di riferimento d'eccellenza per l'assistenza e un importante presidio di legalità. L'evento, a cui hanno partecipato associati, lavoratori ed autorità, si è tenuto al Centro per la Formazione e la Sicurezza di Sedico, sede della Cassa stessa e luogo nevralgico di formazione. Per noi è importantissimo intanto festeggiare in questa giornata i 60 anni della Cassa Edile. La Cassa Edile di Belluno è una piccola cassa, ma è, come diciamo sempre, molto vivace. Lo stato di salute in questo momento è ottimo, grazie soprattutto anche agli incentivi, ai bonus e anche al PNRR, che in questi anni hanno sicuramente determinato una grande mole di lavoro in tutta la provincia e non solo, chiaramente. Quindi noi, se ci saranno comunque anche in futuro degli incentivi oppure delle cose strutturate, magari anche in tempi più lunghi e più determinanti per quelli che possono essere lo sviluppo e la tranquillità da dare alle aziende, questo sicuramente ci mette sicuramente della tranquillità per quello che potrà essere il futuro della nostra Cassa Edile. In un mondo in cui l'edilizia è in continua evoluzione, la Cassa Edile, accogliendo le continue nuove sfide, sta investendo risorse importanti sia in termini economici sia in relazione alle risorse umane. Inoltre, negli ultimi anni ha ridotto i costi interni di gestione e ha mantenuto la strada dell'autonomia. Questa scelta si collega un po' al fatto che noi siamo una piccola cassa, è vero, ma è una cassa che, come dicevo, vivace e soprattutto una cassa che con molti sacrifici, soprattutto da chi ci lavora, riusciamo a stare dentro quelli che sono un po' le indicazioni che ci vengono date dalla cassa principale CNCE. E questo è fondamentale per noi, perché garantire una cassa edile nel territorio vuol dire essere più diretti alle imprese, essere più diretti nelle risposte alla parte sindacale, alla parte datoriale e soprattutto ai lavoratori, anche perché in questi anni il lavoro grosso è stato quello certamente di migliorare quelle che il welfare verso le aziende, verso i lavoratori, perché questo è uno degli argomenti che ci sta sicuramente più a cuore sicuramente, e questi sono gli argomenti con cui noi vogliamo migliorare anche nei prossimi anni. Questo è fondamentale per noi. La Cassa Edile ha sede al Centro per la Formazione e la Sicurezza di Sedico, un luogo che ha anche un forte valore simbolico, proprio perché è spazio dedicato alla formazione nel settore delle nuove generazioni. Questo sito è un sito importantissimo, perché è un luogo di formazione dove vengono costruite le nuove generazioni di persone che lavorano nel campo dell'edilizia, insomma, quindi è un luogo molto molto importante per tutti, è un luogo che è cresciuto tanto in questi anni, e all'interno adesso da qualche anno c'è anche la Cassa Edile, che è la parte, diciamo, oltre che proprietaria, anche la parte che dà sostegno agli operai e alle attività nel campo dell'edilizia, quindi è diventato veramente un centro nevralgico per la provincia di Belluno. Casse edile e scuole edile vivono in simbiosi benissimo, perché alla fine è davvero un forma di dare e avere quella che la cassa fa, magari cercando di finanziare anche quello che è il CFS, chiaramente nei percorsi scolastici. La cassa sa anche bene che però il futuro delle nostre aziende e del nostro territorio passa anche dall'edilizia e dagli uomini che lavorano in edilizia. Noi ci auguriamo di formare sempre più persone preparate per quella che poi è la gestione di un cantiere, quella che poi è la vita in cantiere. Vorremmo avere più ragazzi, stiamo lavorando anche su questo, è un lavoro di orientamento che è iniziato qualche anno fa, ma che davvero ci sprona per fare sempre meglio. Adesso quest'anno anche su questo stiamo lavorando bene, vedremo a fine gennaio che numeri avremo. L'edilizia sta cambiando molto, anche il percorso scolastico è decisamente cambiato. Nelle nostre aule si parla di tecnologia, si parla di visori, si parla di quelli che sono i simulatori, si parla di alta tecnologia, perché ormai l'edilizia ogni giorno esce con nuove cose, nuove dinamiche che dobbiamo essere bravi ad intercettare e portarle dentro le nostre aule e i nostri laboratori, anche perché abbiamo cercato in questi mesi, anzi abbiamo fatto in questi mesi due nuovi laboratori per l'indirizzo elettrico ed idraulico, ed è proprio da qui che vogliamo partire, investendo risorse per dare sempre ai ragazzi e tutta l'attrezzatura che serve per essere preparati. Tra le sfide alle porte, anche quella relativa alle Olimpiadi 2026.
Questa è un'occasione per noi imperdibile, non penso tanto alla pista di bob di cui tanto si parla, ma mi rivolgo soprattutto a tutte quelle infrastrutture che la nostra provincia necessita. Basta andare nelle nostre montagne, abbiamo veramente una situazione di strade molto, molto difficili, strade delicate, oltretutto quello che succede, non dico ogni giorno, ma abbastanza regolarmente ci porta così a dover intervenire per poter mantenere quella che è poi gli spostamenti sulla nostra rete stradale. Quindi questo è quello che ci preoccupa di più, perché avere strade a posto, in sicurezza, permettono anche alla nostra provincia di vivere meglio sicuramente, perché purtroppo noi viviamo in montagna, gli spostamenti sono difficili e quindi questo è sicuramente è una necessità che abbiamo, quella di cogliere noi in questo momento le Olimpiadi 2026. Se non lo facciamo sarebbe davvero un peccato e un problema anche. La cassa è in salute e i dati parlano chiaro. Noi abbiamo due dati che sono effettivamente importanti e che dimostrano un po' la salute della cassa edile. Il dato delle ore lavorate, che sono ritornati a livelli di 10 anni fa, e il dato della massa salariale complessiva di riferimento alle maestranze, che siamo ai massimi storici. Noi a oggi abbiamo circa 450 imprese edili che aderiscono alla cassa. Dobbiamo però pensare che è un dato fluttuante, quindi in un periodo di arco di un anno, perché ci sono imprese che entrano, che escono in base all'aggiudicazione dei lavori, e abbiamo circa 3.800-4.000 lavoratori. Nonostante alcune criticità presenti nel settore, la cassa edile è sempre pronta nel trovare soluzioni efficaci. La difficoltà nel reperire il personale è nota, in modo particolare stiamo anche lavorando per almeno sopperire al personale che sia in grado di gestire i cantieri, quindi capisquadra, capicantiere. Particolare spazio è stato riservato durante la cerimonia alla presentazione di un importante intervento non residenziale di riqualificazione territoriale in seguito alla tempesta Vaia. Si tratta di un'opera molto importante che stiamo facendo come Veneto Acque, come soggetto attuatore, il commissario, ricordo, è il presidente della Regione Veneto, dottor Luca Zaia, sui serrai di Sottoguda, che sono stati completamente distrutti da Vaia nel 2018, come ben sappiamo, lì come da tante altre parti nella provincia di Belluno. Dopo questi eventi catastrofici sono subito partiti i progetti di rimessa in sicurezza innanzitutto di questi siti, questo come il lago di Ale che seguiamo sempre noi, oppure tante altre messe in sicurezza di strade, pendii e tante altre situazioni che sono purtroppo capitate. E questo è molto importante e molto interessante perché l'opera è molto delicata e perché interviene in un settore anche dal punto di vista paesaggistico molto interessante e anche molto fruito sia d'estate che d'inverno. L'intervento presentava alcune difficoltà. Il sito si è molto distrutto, specialmente la strada di base che c'era, perché era in situazioni idraulicamente non sicure. Il nuovo progetto eleverà il percorso a una quota di sicurezza in modo tale da lasciare libero il pettorina in caso di eventi estremi o anche non solo estremi, perché da allora ad oggi tanti piccoli interventi hanno veramente anche frenato, reso difficoltà all'esecuzione delle opere, portando via la strada di cantiere tante volte, allungando anche i tempi della realizzazione. Dopo sarà più sicuro ma anche più naturalisticamente fruibile e interessante, perché si vedrà il torrente nella sua libertà di scorrimento alla base della forra. Il cantiere ai serrai di Sottoguda rappresenta un ottimo modello di edilizia applicata. Ci fa piacere che tra l'altro la gara pubblica che abbiamo fatto sia stata anche vinta da ditte locali, che vuol dire hanno presentato un progetto con delle soluzioni anche migliorative, come era nel bando, interessanti, che dimostrano che appunto le nostre imprese conoscono il territorio, sanno agire nel modo migliore possibile, sanno fare anche le migliori proposte calate sulle realtà delle nostre esigenze. Quindi è un intervento che riguarda più di 10-12 milioni di euro, fatto anche da imprese locali, quindi come dire
nel danno ingente che è avvenuto, in certo qual modo un'economia che si è ricostituita localmente. In conclusione della cerimonia, uno dei momenti particolarmente sentiti è stato quello relativo alla premiazione dei dipendenti andati in pensione e grazie ai quali è stato possibile giungere con successo ai risultati attuali. È con grande dispiacere che ogni anno, con grande piacere per i lavoratori, con grande dispiacere nostro che li perdiamo, perché negli anni con ogni lavoratore abbiamo creato un rapporto anche di fiducia, di consulenza e proprio di stima.